ufficiale, non c'è tantissima gente al Gorito, anche serata è chiaramente già diffusa e probabilmente anche di vostra conoscenza, è scomparso Gigi Riva. La FIGC ha proclamato il minuto di raccoglimento da domani, ma giustamente lo anticipano Benevento e Casertana. Ci ha lasciati un monumento nazionale, ha appena dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina nella nota che appunto ufficializza l'autorizzazione al minuto di raccoglimento su tutti i campi del calcio italiano. Hanno chiesto chiaramente di poterlo fare nonostante la notizia sia arrivata davvero da poco, già questa sera Benevento e Casertana. Avete intravisto Nicolò Manfredini alla prima partita stagionale tra i pali del Benevento, portiere di assoluto affidamento, l'ha definito così anche Gaetano Auteri in conferenza stampa di presentazione, quando si ragionava della febbre che aveva colpito Paleari. Anche Edoardo Masciangelo oggi è fuori dai giochi per una sindrome influenzale e quindi gioca Benedetti sul lato sinistro del centrocampo del Benevento. Primo pallone gestito dalla Casertana con Calapai, che prova a dialogare con Curcio. Carretta, ancora Calapai, il pallone è finito fuori, può ricominciare dalla difesa il Benevento con Cristian Pastina, che è rientrato nelle rotazioni, è stato fuori praticamente un mese, indagato nell'inchiesta sul calcio scommesse, ma ha ritrovato comunque la serenità per poter giocare in comune accordo con il club. Casertana che non va in pressione aggressiva. Capellini, preferito a Terranova, è stato risolto così uno dei ballottaggi della vigilia per Auteri. Ottima la sventagliata di Pastina per Improta. Giocano Pinato e Agazzi in coppia nel centrocampo del Benevento. 3-4-3, chiaramente il marchio di fabbrica delle squadre di Auteri. Pastina. Opportunità per il cross di Benedetti, va Proietti a stringersi alla sua difesa in fase di protezione. Disimpegno che però non è preciso per la Casertana, calcia senza pensarci troppo Amedeo Benedetti, primo squillo del Benevento. Questa è la conclusione dell'ex Pordenone.
prova a far valere le doti di palleggio la squadra di Auteri, ma la combinazione non si chiude. Allora può ripartire e attaccare la tre quarti la Casertana. Arriva Proietti, prova ad andare dentro la carretta, ben messa la difesa. E poi pallone allontanato in zona Bacchetti, l'ex centrale della Feral Pisalò. Lascia scorrere con Armando Anastasio che ha il pallone tra le mani. Proietti. Prova a innescare la velocità di Camillo Tavernelli. Una copertura della difesa del Benevento con la collaborazione di Manfredini, il cui lancio lungo però viene raccolto comunque da Anastasio, che poi conquista anche un prezioso fallo sulla spinta di Riccardo Improta. Opportunità da palla inattiva per la Casertana. Con Carretta pronto a far girare il sinistro, salgono le torri rosso-blu nell'area del Benevento. Non si alza. La punizione di Carretta, pallone che rimane però pericolosamente lì per questo tentativo di Anastasio, anche se viene inquadrato Bacchetti, almeno se ho visto bene, anzi Curcio addirittura ci ha provato. Il pallone inghiottito dai guantoni di Niccolò Manfredini, che al Benevento dal 2019 ha avuto anche la possibilità di esordire in Serie A tante partite in B, anche se non è mai stato nella sostanza il titolare, come ha sottolineato Auteri. Comunque una sicurezza in assenza di Paleari. Damian prova con aggressività a generare una nuova azione offensiva per la Casertana e poi arriva il primo cartellino della partita per Agazzi, l'intervento su Toscano con l'arbitro proprio a due passi. Non è tra i diffidati Davide Agazzi, poi comunque si risolve tutto con un sorriso e una pacca sulla spalla. Però sente dolore Toscano. Sembra tutto comunque sotto controllo per l'ex giocatore del Gubbio. Intervenuto senza prendere minimamente il pallone Agazzi, non con cattiveria, ma comunque i presupposti del giallo c'erano tutti. C'è Mattia Proietti sul punto di battuta, larga su Anastasio, cerca la combinazione . Riesce a fermare tutto il Benevento. Berra per Pastina. Al di là delle indisponibilità, abbiamo citato già Paleari e Massangelo, cioè Meccariello, Lungodegente, ci hanno squalificato, gli altri li ha convocati tutti Auteri, anche chi è palesemente sul mercato come Teio Caric. Sono comunque in panchina. Berra. Allarga a destra per Improta. Si costruisce il cross il Benevento con Improta che arriva abbastanza indisturbato sul fondo. Con la schiena Proietti, poi c'è un altro tentativo di cross. Poi anche quello di tiro da parte di Agazzi. In qualche maniera la Casertana prova ad allontanare il pericolo adesso. Qui c'è la spinta di Benedetti su Carretta che con parecchia esperienza si era messo davanti al pallone attirando la pressione dell'avversario. Questo è l'intervento difensivo di Proietti. C'è un bell'incrocio tra ex Ternana lì in mezzo al campo, eccone un altro Damian
che prova a far correre Carretta. Palla dentro, uscita sicura di Manfredini. Otto minuti al Vigorito. La serata è fredda, ma stanno provando a riscaldarsi tenendo un buon ritmo di gioco comunque Benevento e Casertana. Pastina. Altro lancione, il secondo della partita, è andato a cercare Ernesto Starita. Il vice capocannoniere del girone C. Tra l'altro, l'ultima partita giocata con la Monopoli da Starita è stata proprio quella di due giornate fa contro la Casertana, nel turno dell'Epifania. Poi il resto è storia nota, il Benevento l'ha sostanzialmente soffiato all'Avellino in uno dei duelli di mercato che hanno acceso la prima metà di questa sessione invernale nel girone C. Berra, in prota, dentro per Pinato. Giocatore che rende meglio probabilmente in un centrocampo a tre, ne ha elogiato le capacità di adattamento anche in una mediana con i due centrali, Gaetano Auteri, che ovviamente al suo 3-4-3 non rinuncia. In prota, non riesce a far passare questo pallone per Starita. Rimessa affidata allo stesso In prota, a Tangolo, che per poco non si chiude. Era stato comunque bravo ad andare in copertura Proietti. Esce male, malissimo. La Casertana, una conclusione sulla quale il reattivo Venturi, che chiede quasi scusa ai compagni, ci ha provato Starita, perché questa situazione di pericolo era nata proprio da un errore in impostazione con le mani, tra l'altro, di Giacomo Venturi. Toscano indietro per l'ex portiere della Reggiana. Fischia Bordin, calcio di punizione è per la Casertana. È stata sanzionata questa spinta nell'aereo di Capellini su Alessio Curcio. Venturi. Sta giocando Starita centrodestra, Lanini centrosinistra, Ferrante in mezzo nel tridente del Benevento. Eccolo Lanini, che entra in azione per la prima volta e lo fa con questa giocata abbastanza pretenziosa, ma è giocatore che ha forza nelle gambe. Qui avrebbe voluto il calcio d'angolo Lanini, che praticamente si è autolanciato. Poi è stato chiuso da Venturi, oltre che da Bacchetti. Superficiale la Casertana quando deve iniziare l'azione. Il Benevento ci riprova. Ha battuto Capellini. Nemmeno Alessio Curcio è tra i diffidati. Ha tirato fuori già due cartellini di quelli utili per far capire ai giocatori chi è che ha il controllo delle operazioni. Bordin. C'è stato un contatto. Non abbiamo visto bene dalle immagini a disposizione l'entità, comunque. Un giallo per parte in questo avvio. Pastina, ragazzi, ancora Pastina, praticamente un regista aggiunto con questi suoi lanci, abbastanza preciso anche questo. Poi è stato disturbato nel controllo in prota,
mugugna il Vigorito per il fallo fischiato a Starita su Anastasio, contrasto che è sembrato onestamente lieve a vederlo così. Continua con il pressing sui tocchi di iniziazione della Casertana il Benevento, in alleggerimento Pastina su Manfredini, poi Benedetti. Capellini. Diversa la strategia della Casertana, che preferisce invece rimanere compatta. Casertana che non ha mai perso fuori casa nella prima metà e anche qualcosa di più della stagione, con tre passaggi attraverso il campo in ampiezza il Benevento, qui senza riuscire a raggiungere in prota, anche però perché c'è stata una deviazione, rimessa effettuata velocemente a Gazzi dall'altra parte. Benedetti, un pallone molto intelligente, Benedetti dentro per il colpo di testa di Alexis Ferrante, che comunque era andato bene incontro al pallone sul limite dell'area piccola, praticamente non è riuscito a schiacciarlo, però una bella combinazione, soprattutto a partire dal passaggio che ha aperto l'opportunità del cross ad Amedeo Benedetti. Sceglie di andare lungo e in verticale la Casertana, che ha già corso troppi rischi costruendo da dietro, isolato, Curcio circondato, e quindi può risalire gradualmente il campo il Benevento con i suoi difensori nel giro palla con Pastina. Ragazzi, eccolo Pinato, non salta nemmeno un passaggio sulla linea di centrocampo la squadra di Auteri, tutta sotto palla, impegnata nello scivolamento la Casertana, con il 4-3-3 che diventa nella sostanza un 4-5-1 quando il pallone ce l'hanno gli avversari. Il lancio di Capellini per Improta, sono ben educati con i piedi i difensori del Benevento. Capellini adesso ha portato tutti i suoi giocatori nella metà campo offensiva, la squadra di Gaetano Auteri. Manfredini. La Casertana è stata però brava a chiudere ogni tipo di spazio, costringendo giallorossi a ricominciare dalla propria metà campo in questo caso. Poi il lancio dritto per dritto di Pastina produce la rimessa nelle mani di Benedetti. Partita densa di contenuti anche dal punto di vista tattico. Due allenatori che lavorano molto da questo punto di vista. Bravo Agazzi ad allargare per Pastina. Gira intorno al pallone e verticalizza Agazzi. Ha cercato Ferrante che fa segno ok, perché l'idea non era assolutamente malvagia. Si complica di nuovo la vita la Casertana, come avete visto. Altra opportunità offensiva per il Benevento, che riesce ancora a prendere il fondo, cross sul quale fa rimbalzare il pallone e lo anestetizza col petto Venturi. C'è un problema evidente sulle uscite per la squadra di Cangelosi. Infatti ha provato il rilancio lunghissimo Venturi, poi ha commesso fallo in questa circostanza Lanini, quindi si ripartirà da un calcio di punizione per la Casertana, conquistato da Damian. Sciacca per Damian, sempre aggressivo il Benevento. Starita, tentato l'imbucata per Ferrante, chiaramente un'intesa che va costruita, quella tra Ferrante e i nuovi compagni di reparto.
distinto. Qui hanno provato a capirsi, occhio però, perché deve uscire ampiamente dai propri 16 metri. Manfredini si era aperto un buco e aveva provato a infilarsi Camillo Tavernelli. Il contrasto precedente su Calapai. Iniziano a farsi sentire, dopo il primo quarto d'ora di silenzio, i tifosi del Benevento. Fallo di Ferrante, nel frattempo su Sciacca, che era andato in una scoperta nella metà campo offensiva. Proietti si guarda intorno, lo batte lì vicino, questo calcio di punizione. Ancora Proietti, proteste per un tocco di mano che alla fine viene ravvisato, aveva ragione lui evidentemente. Battuto velocemente il calcio di punizione successivo. Calapai, cross, colpo di testa di Curcio, ben lontano dalla porta. Comunque, meccanismi di interscambio continuo al centro dell'attacco della Casertana. Quando non c'è Montalto funziona sempre così. Può giocarci Tavernelli lì in mezzo, può fare lo stesso Curcio, nessuno dei due. È una prima punta classica, meglio definito il ruolo di Mirko Carretta, che è esterno alto di destra. Ragazzi, Berra, Capellini per Pastina, gli ronza intorno Mirko Carretta, ma con grande tranquillità si scambiano il pallone i difensori di Auteri. Inizia a percepirsi anche un po' di fattore campo dopo gli ormai consueti 15 minuti di silenzio in avvio da queste parti. Sono entrati a pieno in curva i tifosi del Benevento, mancano, ricordiamo ancora una volta, quelli della Casertana, trasferta vietata. Damian per Carretta, giù, calcio di punizione, fallo di Pastina, espresso dispiacere alla vigilia di questa partita in conferenza stampa Cangelosi, ovviamente per l'assenza dei tifosi di Caserta, anche con un ragionamento più ampio sul tema, però sappiamo bene come le valutazioni di ordine pubblico possono viaggiare anche su binari diversi e indipendenti rispetto a quelle dei protagonisti, ovviamente, interni al mondo del calcio. Calcio di punizione battuto da Carretta, che questa volta è riuscito a disegnare la traiettoria arcuata che aveva in mente anche in precedenza. Alla fine evita ulteriori guai sulla copertura preventiva che ha funzionato la Casertana, però sempre con un po' d'affanno quando il Benevento alza il volume del pressing. Capellini, ragazzi, Pastina, movimento organico nel tentativo di occupare il più possibile gli spazi per la Casertana, che quest'anno, al di là del 4-3-3 di riferimento con Cangelosi, ha anche sperimentato qualcosa di diverso rispetto ai dettami zemaniani, diciamo, cari al tecnico palermitano. Si è vista in alcuni momenti, ma nella prima parte della stagione, anche la Casertana con la difesa 3, poi è tornato lo spartito principale. Grande palla di Lanini, qui Bacchetti però è attento e reattivo. Ha giocato 11 partite in B con la Feral Pisalò, Loris Bacchetti, che era un titolarissimo ovviamente nella squadra di Vecchi in Serie C, poi la scelta di trasferirsi a Caserta per un altro progetto di vertice, comunque nelle ambizioni, anche se
il piano inferiore. In prota. Pinato. Lo scambio solito con Agazzi. Accompagna anche Berra. Pastina chiamava il pallone già da un po'. Mette le tende con 10 giocatori di movimento nella metà campo d'attacco il Benevento. Pastina. Agazzi si guarda intorno e verticalizza. Gli riesce bene. Ferrante pensa al tiro, poi ci stava ripensando. Alla fine ha perso il tempo della giocata. Benedetti chiede un tocco di mano. L'arbitro fa chiaramente segno di continuare a giocare. Il pallone però resta conteso, raccolto da Benedetti. Altro cross deviato. Ancora Benevento. Lanini cerca un dai e vai. Ulteriori proteste. Sempre per un presunto tocco di mano. L'arbitro era vicino, ha fatto segno di aver visto tutto. Alla resa dei conti è calcio d'angolo. Battuta di Benedetti, colpo di testa di Proietti, poi a svuotare i 16 metri. Partita che ha un concreto interesse di classifica anche alla luce dei risultati del weekend. Nel frattempo Benedetti continua a produrre cross, questo è interessantissimo per Starita, che ha tentato la deviazione sotto misura col sinistro, pallone di poco alto sopra la traversa, una macchina da cross a Medeo Benedetti negli ultimi minuti. Starita non è andato lontano. Qui l'azione precedente con Toscano, il pallone che è sembrato andargli prima sulla gamba e poi eventualmente su una parte proibita del corpo, credo abbia valutato il pallone inaspettato l'arbitro. Non basta che il tocco avvenga su un'altra parte del corpo per immunizzare dai rischi del successivo tocco di mano, però data la distanza ravvicinata probabilmente la valutazione è stata quella. Nel frattempo c'è Bacchetti giù, metà primo tempo, due squadre che stanno evidenziando quelle che sono le loro caratteristiche, interpretazione per il momento diversa della partita, più aggressivo il Benevento anche quando il pallone ce l'hanno gli avversari. Casertana Sorniona che aspetta, copre gli spazi, tendenzialmente vuole provare a ripartire anche perché ha un attacco di piccoletti tutti veloci lì davanti. La certezza, conoscendo gli allenatori, è che l'abbiano preparata ovviamente benissimo. Parte a tutta velocità Tavernelli, poi spallata regolare per sbarrargli la strada Pasti. Capellini. Non abbiamo il dato percentuale, ma sicuramente ha tenuto di più il pallone fino a questo momento il Benevento. Casertana che dà l'idea anche di essersi in qualche maniera adeguata a questo copione, di aver accettato il piano partita. Prova a mettere il pallone alle spalle della difesa, la squadra di Auteri con Starita defilato. Poi tocco fuori misura verso l'interno dell'area dell'attaccante napoletano ex Monopoli, occhio ad Anastasio che è partito come un treno a sinistra, e già a destra invece la Casertana con Carretta che punta Pastina, rientra sul piede mancino, si è fatto prendere un po' dalla frenesia Mirko Carretta. Lanini accende il motorino nella sua metà campo, fermato, poi il tocco all'indietro per Bacchetti. Proietti. Proietti e Damian nel centrocampo della Casertana, Agazzi in quello del Benevento, erano tutti a Terni.
Carretta, traccia orizzontale per Toscano che dall'altra parte coinvolge Anastasio, cross, rimbalzi velenosi del pallone nell'area del Benevento, poi altro tentativo di cross, c'è la spinta, fallo in attacco fischiato da Alessio Curcio che ha travolto Berra. Sul cross di Damian Curcio che comunque non ha trovato la porta, commesso fallo secondo la visione dell'arbitro, quindi ci avviciniamo alla mezz'ora sullo 0-0. Capellini sta gestendo anche un po' le energie così la casertana, perché invece il dispendio da parte dei giocatori del Benevento, il pressing alto, è stato evidente nella prima fase del match. Poi, come ama dire Auteri, ci sono più partite all'interno della partita, quindi non si andrà necessariamente sempre allo stesso ritmo. Toscano, Curcio per Damian, guadagna metri la casertana, Carretta, Damian gli aveva dettato il passaggio, Carretta ha preferito andare invece da Proietti. Damian, la casertana ha dato tempo al Benevento di risistemarsi, c'era una parziale situazione di vantaggio sulla transizione offensiva. Agazzi indietro per Berra, in prota, elogiato pubblicamente da Auteri dopo la vittoria di Francavilla, che è arrivata con il gol di Simonetti, uno dei giocatori presenti in panchina. Poi magari nel primo momento di stop andiamo a leggerle le soluzioni disponibili per i due allenatori. Palleggio insistito del Benevento, Berra, traccia verticale, lascia scorrere oltre la linea di fondo Jack Venturi, che oggi si ritrova da avversario. Eric Lanini, ne hanno viste insieme con la maglia della Reggiana. Tra l'altro Lanini anche sulla stampa locale è stato presentato, mettiamola così, occhio a quest'altro erroraccio, proprio Lanini prova ad approfittarne della difesa della casertana che sta perseverando nell'errore. Adesso Proietti comunque riesce a dare qualità all'impostazione, forse una delle prime uscite buone della casertana con il pallone che stava arrivando a Curcio, tanti rischi per poi arrivare finalmente a costruire qualcosa di interessante per la squadra di Cangelosi. Dicevo di Lanini, presentato ai tifosi di Benevento anche sulla stampa locale da Lorenzo Del Pinto, che è uno che ne ha scritte di pagine importanti da queste parti, è stato compagno di Lanini alla Reggiana. Tocca a Tavernelli che da lì avrebbe pensato anche al tiro, poi arriva Damian, blocco ritenuto regolare. Toscano, Carretta, pallone interessante, poi raccolto da Sciacca. Adesso ha alzato il baricentro nettamente la casertana. Bacchetti, eccolo ancora Giacomo Sciacca. Calapai, si torna da Venturi. Chiudo il discorso su Lanini, le parole di Del Pinto sono state: il Benevento ha preso il meglio che avrebbe potuto prendere come soluzione offensiva adatta per il gioco di Auteri. Lanini reduce da 3 stagioni di fila in doppia cifra, 1 al Novara, 2 alla Reggiana. Gli errori continuano a essere tanti, forse troppi per la casertana, però nella propria metà campo il Benevento cerca di approfittarne. Il cross di Ferrante, era andato a riempire l'area proprio Lanini. Altra opportunità, Berra,
ci prova lui, Lanini. Non trova la porta, ma il tempo giusto per andare incontro al pallone l'aveva trovato. Ne abbiamo parlato parecchio di lui fino a qualche secondo fa. Cerca di farsi notare Eric Lanini. Lanini in quel ruolo ci sta naturalmente. Chi forse deve adattarsi un po' è Starita in un tridente puro, abituato a giocare in posizione più centrale, l'ex attaccante del Benevento, tra l'altro ex anche di turno questa sera, giocato a Caserta nella stagione 19-20. Anastasio, tocco dentro, intelligente per Tavernelli. Damian, Carretta, Tavernelli si butta dentro, Carretta allarga per Calapai, zona cross, è uscita precisa e anche in totale tranquillità di Nicolò Manfredini. 35 anni per il portiere ferrarese, che ormai è entrato pienamente nel ruolo di secondo e anche di uomo spogliatoio. Ce ne sono diversi a Benevento, Manfredini è uno di quelli che rappresentano anche l'anello di congiunzione con gli anni d'oro vissuti da questo club. Capellini. Berra per ragazzi. Pastina. Ancora il difensore di Battipaglia. Ragazzi, con pazienza il Benevento, poi prova a forzare la giocata. Pallone raccolto da Anastasio. Toscano, Damian, orienta il controllo e apre per Carretta, c'è il taglio esterno a tutta velocità di Calapai, Carretta preferisce ancora una volta andare dentro, Curcio, imprecisi Curcio e Carretta qui nello scambiarsi il pallone, lo recupera Sciacca. E poi c'è la chiusura di Pastina, vogliono il calcio d'angolo quelli della Casertana. Così il primo impatto mi è sembrato non avessero tutti i torti, e in realtà sì, ho toccata Pastina per ultimo, ha valutato diversamente la squadra arbitrale. Da quelle parti c'è il primo assistente Toce. Dieci minuti all'intervallo. Capellini, Lanini, poi Pastina ancora per il centrale cresciuto nelle giovanili della Juve. Pastina. Benedetti. Sempre molto accorta la Casertana quando il pallone ce l'hanno gli avversari, poi paradossalmente di rischi se ne prende molti, forse anche troppi, la squadra di Cangelosi, quando invece può gestirlo il possesso, soprattutto nelle prime battute. Però alla resa dei conti il risultato è ancora fermo. Qui l'arbitro magari ci pensa un paio di secondi, poi decide di fischiare fallo su Benedetti. Anche qui una sorta di blocco in movimento irregolare, nulla di trascendentale, ma comunque fallo di Calapai.
un'opportunità interessante questa per il Benevento, che ha portato nell'area della Casertana i suoi saltatori. La battuta però è assolutamente rivedibile da parte di Benedetti. Non benissimo. Proietti si abbassa, prova a prenderselo lui il pallone. Lo appoggia in retromarcia per Bacchetti. Anastasio. Funziona comunque costantemente con ottime percentuali di efficacia il recupero alto del Benevento. Magari siamo stati un po' ripetitivi nel sottolinearlo, ma è stato sicuramente il tema principale della partita in questo primo tempo. Pastina. Capellini. Berra. Guadagna superiorità con il dribbling. Bacchetti va all'anticipo forte per provare a fermare l'ondata giallorossa che prosegue. Il cross, Proietti è andato ad anticipare Alexis Ferrante diventando difensore aggiunto con il senso tattico straordinario che gli appartiene. Mattia Proietti, calcio d'angolo e di nuovo i saltatori in maglia giallorossa. Va a battere Starita, è un tocco ravvicinato per provare a far perdere i riferimenti alla difesa a zona. Ancora Starita nell'area piccola, il tentativo di rovesciata non era semplice, ci ha provato Berra. Capellini, anche lui era andato a portare i suoi centimetri nell'area di Venturi. Che adesso prova a scavalcare la linea di centrocampo. La rimessa è per la Casertana. Sì, Anastasio se ne incarica. Viene fermata la solita accelerata di Tavernelli. Lo stanno controllando abbastanza bene i difensori del Benevento, che comunque a livello di confronto tra il reparto arretrato di Auteri e quello offensivo di Cangelosi hanno preso bene le misure i giocatori di casa, almeno in questo primo tempo. Capellini per Berra. Pastina. Prova sempre a tagliare il campo in diagonale, questa volta sbaglia, è stato messo anche un po' in difficoltà Pastina. Tavernelli allora a tutta velocità da Damian, al limite gli viene chiuso lo spazio per il tiro. Carretta il cross a cercare Curcio. Funziona bene la difesa aerea schierata del Benevento. Starita prova a innescare il duello in velocità tra Ferrante e Bacchetti, che alla meglio. Proietti. Toscano. Ancora per il centrale abruzzese, ex Feral Pisalò, come abbiamo ricordato. Preso il meglio che avrebbe potuto prendere la Casertana per rinforzare il reparto difensivo. Il giocatore reduce da un campionato vinto, una promozione diretta nella passata stagione. Lanini, un paio di finte, poi Agazzi. Pinato. Berra per Improta. La solita fitta rete di passaggi disegnata dal Benevento. Agazzi. Perso un riferimento la Casertana e ci deve mettere infatti una pezza
Sciacca per andare a chiudere su Ferrante, si stava creando una situazione pericolosa per la retroguardia di Cangelosi. Ne nasce un'altra qui perché è stato bravo Starita a subire fallo, infatti si prende anche i complimenti di Improte, è andato in protezione del pallone Ernesto Starita, ci ha messo il fisico, ha tirato addosso a sé la spinta di Toscano per dare questa opportunità al Benevento, con Benedetti che evidentemente vuol farsi perdonare il calcio di punizione precedente. Eravamo dall'altra parte, l'ha battuto decisamente male, qui invece può farlo girare diversamente il sinistro Amedeo Benedetti, presumibilmente a beneficio dei suoi compagni che sono andati lì a saltare. Vediamo, occhio perché Venturi è andato a vuoto, ma l'arbitro ha alzato il braccio, credo fuori gioco, cerchiamo di capire. Sì, evidentemente è stato indicato il fuorigioco di Starita. Tutto Sertana, un'altra buona copertura difensiva dei ragazzi di Auteri. Stiamo entrando nell'ultimo minuto di un primo tempo che è stato una grande partita a scacchi tra Benevento e Casertana. Con tutta calma Manfredini. Cristian Pastina. Capellini per Berra. Ultimi 30 secondi dei 45. Vedremo se ci sarà esigenza di recuperare qualcosa. Agazzi. Non aveva visto i compagni smarcarsi. Ha preferito tornare indietro per aumentare il coefficiente di difficoltà del passaggio. Danno l'idea di attendere anche un po' l'intervallo le due squadre. Comunque c'è una verticalizzazione e un altro fuorigioco. Si giocherà per 60 secondi extra. E allora cerca di organizzare quello che potrebbe essere l'ultimo tentativo offensivo del primo tempo la Casertana con Venturi che batte così. La rimessa è per il Benevento, abbastanza spezzettata quest'ultima fase di primo tempo. Qua Filippo Berra. Arrivato dal su Tirol. Capellini. Basta così, dopo 46 minuti rientrano negli spogliatoi sullo 0-0 Benevento e Casertana. Super spot. Non è solo potenza, è musica per chi ama guidare. Non è solo tecnologia, è una solo di innovazione. Non è solo stile, è carattere da rockstar. Nuovo Amarok. Ready to Amarok and Roll? Scoprilo nelle concessionarie Volkswagen veicoli commerciali. +45 in cui non abbiamo visto grandi occasioni da gol tra Benevento e Casertana, una sfida sentita tra due squadre che comunque sono molto ben allenate dal punto di vista tattico. Questo è un siparietto interessante, una chiacchierata sul da farsi probabilmente nel secondo tempo tra Bacchetti e Anastasio, compagni nella difesa della Casertana. Si ricomincerà da situazione di assoluta parità, probabilmente vedremo
anche altri protagonisti, quelli che potranno entrare dalla panchina. Noi ci risentiamo tra qualche minuto qui dal Vigorito per il racconto della seconda metà di Benevento Casertano. Luca Toni, come fai ad essere sempre aggiornato? Eurobet.live, perché posso seguire un sacco di partite da tutto il mondo. E inoltre su Eurobet.live per ogni partita hai dati, statistiche e risultati in tempo reale. E la cosa più bella di Eurobet.live è che hai tutti gli strumenti per diventare un esperto di sport, proprio come me. Eurobet.live, tira fuori l'esperto che è in te. Non ce la faccio, non so buono a fare il pastore. Qui hai il barlume. Una casa che non si affitta più nulla. Ogni volta siamo punte a capo. Vogliamo arrivare al punto? No, ma adesso sistemiamo tutto. Ciao, guardo! Come? Oh, no, no, no! Coltello sporco di sangue. Brutta storia. Sempre una, ce n'è. Ragazzi, ordinate ora che ci si scatena dopo. Ma sia una capra qua? Sì, quella sì, già Patrizia. I delitti del barlume, una nuova storia, venerdì alle 21.15 su Sky Cinema 1 e On Demand. Solo su Sky, il grande tennis gioca tutto l'anno. Tutte le superfici, con tutti i più grandi. Sempre a fianco degli italiani. Vivi le sfide dei tornei ATP e WTA. Lo spettacolo delle NITO ATP Finals e WTA Finals. E le Next Gen ATP Finals. Tifa Italia in Coppa Davis. E sogna in grande a Wimbledon. Sky Sport Tennis, il tuo campo centrale. Exclusive significa attenzione ai dettagli, unicità in ogni momento e tanti servizi esclusivi. Exclusive, la carta di credito di Intesa San Paolo con concierge dedicato. Ehi hey, tu, ma lo sai qual è un modo facile, sicuro e conveniente per acquistare un'auto usata? Ma chi ti concede di avere 14 giorni per innamorarti della tua automobile oppure decidere di restituirla? Ogni zona ha una sua storia particolare da scoprire, anche dal punto di vista gastronomico. Nuovi episodi a caccia di eccellenze. Lo special. Lo show che fa venire voglia di uscire a cena. Qual è secondo voi il segreto di questo piatto? Salsiccia, tonno rosso, un po' di campagnolo, poi la cucina senza l'amore cos'è? Alessandro Borghese, 4 ristoranti. Il nuovo episodio domenica alle 21.15 in esclusiva su Sky 1 e On Demand. Ale, ti do una notizia. Te la do. Calma. Comunque, sì, dammela. Sì. Così non si può. Andiamo di là. Io direi di elogiare l'intera squadra, cominciando da D'Amico, che il ragazzino adesso è entrato, che non è più ragazzino, ormai è molto maturo. E io avevo detto che fra 2 anni arrivava al nazionale, se va avanti così, forse anche prima, non si sa. Mi ricordo il giorno che debuttò D'Amico, Lazio-Sampdoria. Entrò sto ragazzino, pieno dei capelli, ricci, e subito, appena ha preso il pallone, Prima della partita di Napoli, disse: mister, faccia giocare Vincenzo, faccia giocare, è in grande forma. Un amico acquisimmo una forza incredibile. Quando non riuscivi a passare, davi la palla a Vincenzo, Vincenzo se ne inventava le cose. Calcio di punizione battuto, il colpo di testa da parte di Spadoni, il tiro al volo da parte di Chinaglia dal limite dell'area di rigore, ribattuto mentre c'è D'Amico con precisione nell'angolino sinistro della porta di Conti, mette dentro. E i giornali il giorno dopo dicevano: noi abbiamo un Pelé bianco, Vincenzo D'Amico. Era straordinariamente forte. Lui fu acquistato dalla Lazio quando la squadra era già in ritiro. Entrò nella sala da pranzo dove la squadra stava già pranzando. Lui entrò,
con un passo molto già aitante, disse: comodi, comodi ragazzi, non vi alzate. Al che Giorgio Chinaglia fu fermato con il braccio di Giorgio Chinaglia da Ferruccio Mazzolo, perché gli voleva tirare un piatto. C'era Chinaglia, li strillava proprio, specialmente ad Amico. A Milano lui diede un calcio nel sedere ad Amico durante la partita. E Mazzola mi aveva fatto un tunnel e lui si era messo a ridere. Già perdevamo 2-0, allora mi sono arrabbiato. Chinaglia si lanciò verso di lui, era San Siro, per dargli un calcio nel popò. Ma lui ha sempre detto: non m'ha preso. Era mimato, io ero lì a 2 metri. Tentò di darmi un calcio, ma non ci è mai riuscito. Credo che l'abbia vissuta un po' quasi come una favola, un gruppo di persone, tutti i ragazzi più grandi di lui, tutti che l'hanno coccolato fin dal primo minuto, perché si scannavano fra loro, ma poi lui era il cucciolo di tutti e quindi andava protetto. Ti avresti giurato su questo scudetto? Beh, le prime partite non eravamo andati molto bene, poi siamo arrivati in vetta alla classifica. Da quel momento ho cominciato a sperarci e ho capito che ci si poteva farcela. Diceva: ma voi quando è che avete vinto lo scudetto? E ho detto: a me, perché giocavo io, perché se non giocavo io non vincevate. L'anno prima non c'ero, siete arrivati terzi. Chi c'era l'anno dopo? Io. Quindi avete vinto per me. Era la sua frase, uno slogan di battaglia. L'amico era un gioiello, l'amico era un gioiello. Puro. Che la prima cosa che comprò l'amico fu un Mercedes Pagoda, uscita a Tor di Quinto e spaccò la macchina completamente dopo mezz'ora. L'amico va a prendere i soldi a fine mese e gli dicono: i soldi non ci sono. Lo stipendio di D'Amico lo davano a Maestrelli, perché lui disse: date da me. Perché lui se lo sciusciava in maniera delle cose e gli dava la paghetta settimanale. Quindi lui va da mio padre e dice: mister, perché non prende soldi? Perché tu da questo momento mi devi dire tutte le spese che hai bisogno di fare e io ti do i soldi per la spesa e per vivere. Maestrelli lo teneva. De Poitiers. Amo il potere così come amo la politica. Se non potrò regnare su un regno, allora regnerò su un uomo. Tratto dalla storia vera di Diane de Poitiers. Intrighi, amanti e segreti alla corte di Francia. Con Isabella Janney. Voi avrei dovuto sposare. La favorita del re. Nuova serie. Dal 31 gennaio in esclusiva. Su Sky Serie. 80 anni fa in Europa è stata scritta la pagina più nera della storia umana. History Channel vuole ricordare tutti gli italiani che sono stati imprigionati, deportati o uccisi. Perché l'Italia non vuole dimenticare. Il giorno della memoria, il 27 gennaio dalle 21, su History Channel. Wow! Ci sono numeri che ti restano dentro. Olè! Numeri che ti fanno saltare sul divano. Che ti fanno amare lo sport. Numeri da perdere la testa. Che giocata! E numeri che non puoi dimenticare. Come questo, 214. È il canale del tuo decoder Sky, dove puoi vedere tutti i numeri del calcio. Attiva il canale e goditi comodamente la Serie A Team e tanti altri eventi da Zon sul 214 di Sky. Hola, muchas gracias. Ole, vale io, sto qua. Dai, l'avevo chiesto lo spagnolo e ora lo padroneggio. Ricco, sono ricco, mi servirebbe qualcosa di più smart per pagare la spesa, il pranzo, il delivery, che mi permetta anche di risparmiare sulle tasse della mia azienda, che dici? L'ha fatta Edenred, in app e card per aziende e liberi professionisti. Ticket Restaurant è la soluzione geniale per la deduzione fiscale. Ah, vedi, già esisteva. A Castel Volturno, 6 africani sono rimasti uccisi in un conflitto a fuoco. La strage di San Gennaro, il 30 gennaio, su Sky Crime. Giocare 6 nazioni ti fa sentire tutto il peso della storia del rugby. Significa uscire da ogni mischia a testa alta.
rispettare tutti, ma non temere nessuno. Far sentire sempre la nostra voce. E tu sarai il nostro 16° uomo in campo. Tifa per gli azzurri in 6 nazioni, Italia e Inghilterra, sabato 3 febbraio alle 15:15 su Sky Sport 1. La creazione è un dono artistico. Una sinergia tra lo stilista e il suo tempo. La moda è nell'aria, nasce nel vento. La si può percepire. Ho creato moda per un quarto di secolo. Perché ho saputo esprimere il mio tempo. E sa, come on dit, je crois que c'est le don que je possède. Con immagini inedite dell'archivio della Maison Chanel, Coco Chanel senza segreti. Nuova serie da domenica alle 21:15 su Sky Arte On Demand. Renault Espace Tech Full Hybrid, tuo da 300 euro al mese. Scoprilo nei nostri showroom e su Renault.it. Ultime battute dell'intervallo qui a Benevento. Stanno per rientrare in campo Benevento e Casertana. Tra pochissimo lo facciamo anche noi. Super spot. Su William Hill News trovi tutto quello che vuoi sapere sul mondo dello sport. Aggiornamenti, statistiche e risultati in tempo reale. Scegli chi lo sport lo conosce dal 1934. Scegli williamhillnews.it. See the sun is rising, pulsing through your veins. There's a new horizon, and I will see you there. It's a brand new world. Can you feel it? Let it move in you. Volkswagen. Eccolo, il rientro in campo dei protagonisti di questa sfida dopo 45 minuti che sono stati giocati comunque a buon ritmo, anche un po', mi sento di dire, per difendersi dal freddo senza particolari occasioni. Da gol con il Benevento che ha sicuramente prodotto qualcosa di più nella metà campo offensiva, la Casertana che ha provato a rimanere molto attenta e accorta sul possesso avversario, ma adesso sta per cambiare qualcosa con l'ingresso sul prato del Vigorito di Amato Ciciretti, che va a prendere il posto di Ferrante. Questo potrebbe significare Starita riportato al centro, Amatino come lo chiamano da queste parti, Ciciretti insieme a Marotta, manca il pallone nel frattempo, insieme a Marotta c'era in quel derby del 2015-16, in quel 6-0 il Benevento guidato anche allora in panchina da Gaetano Auteri. Un'occhiata alle panchine, approfittiamone adesso. Nella Casertana, oltre a Marfella che è il secondo portiere, ci sono Soprano, Matese, Galletta, Casoli, Paglino, Taurino, Turchetta, Cadili e Nicoletti. Nicoletti, uno degli ultimi arrivati, insieme a Ciccio Deli, c'è anche lui. Ha rimesso il pallone in gioco il Benevento. Tra poco andremo a vedere anche gli altri giocatori che sono seduti insieme a Gaetano Auteri, oltre a Ciciretti, che come vi abbiamo appena raccontato è entrato ed è andato a posizionarsi nel tridente. Poi cerchiamo di capire meglio la disposizione, forse c'è Lanini in mezzo, ma
vediamo quale accorgimento tattico avrà voluto portare Gaetano Oteri dopo i primi 45 minuti, in cui Ferrante, che ha cercato anche la porta con un colpo di testa, non è riuscito però a lasciare il segno. Ma evidentemente anche un cambiamento tattico, non solo per eventuali possibili demeriti riscontrati nella prestazione di Ferrante. Pastina, Capellini, in prota, pallone che passa, diventa favorevole per lo stesso in prota che cerca di guadagnarsi l'accesso in area. Buona chiusura di Sciacca. Rimessa in zona d'attacco per il Benevento, ancora in prota, qualche protesta, presunto tocco di mano, cercato di governare il pallone Ciciretti, poi l'arbitro ha fischiato fallo di Anastasio, sempre su Riccardo in prota. Opportunità di scagliare questo pallone per il sinistro di Ciciretti verso il cuore dell'area. Sono in sette i giocatori del Benevento pronti a saltare. La traiettoria interessante per il colpo di testa di Capellini, se ho visto bene, anzi no, forse era stato pinato ad arrivare per primo sul pallone, comunque parata sicura di Venturi e siamo già dall'altra parte. Sì, testa di pinato. Poi viene fischiato fallo a Calapai, che era rimasto nella metà campo offensiva e ha preferito intervenire su Pastina per fermare all'alba la costruzione del Benevento. Qui praticamente si era messo a danzare sulla linea della sua area con il pallone tra le mani. Berra in prota, ancora l'ex difensore tra le altre anche del Pisa. Pastina che esercita sempre il lancio lungo, è andato a cercare Benedetti, poi Lanini, Capellini, Berra in prota per Ciciretti, ha un tocco all'indietro ancora da Berra, non è riuscito a tenere il pallone addosso Ernesto Starita, che adesso sembra effettivamente muoversi da prima punta. Curcio si è abbastanza nascosto nel primo tempo, arriva al limite, va sul destro, Curcio non si abbassa per poco nello stadio della sua città, prova a farsi notare. Ha preso il paletto che regge la parte posteriore della rete. Ciciretti subito nel vivo da quando è entrato. Pastina, complicato raggiungere questo lancio per in prota. Fallo e giallo estratto in faccia a Capellini per questo intervento su Curcio, forse il giallo appena esagerato, ma comunque i diffidati nel Benevento sono Ferrante, Caricci e Del Kawakibi.
alla fine non c'è nessuno dei tre adesso in campo dopo l'uscita di Ferrante. Benevento che andrà a Taranto domenica 28, la Casertana invece al Pinto con Latina nel prossimo turno. Vi ricordo che questa è anche la settimana delle semifinali d'andata di Coppa Italia di Serie C, ovviamente su Sky e su Now mercoledì con Lucchese Padova alle 18.30 e in serata Rimini Catania. Ragazzi, Lanini di raccordo per Pinato, che va ad aprire su Improta, non è tutto sommato preciso. Ciciretti ancora in prota, fermato da Anastasio che gli sbarra la strada e poi subisce fallo Armando Anastasio, fallo di Berra. Ha riaccolto Ciciretti a settembre, se l'è goduto anche poco fino a questo momento il Benevento, tanto quattro presenze, il gol con la Turris per il giocatore romano. Ed era stato quello il suo ultimo gol col Benevento, poi è tornato a festeggiare contro la Turris proprio di recente Ciciretti. 5 novembre 2017, per voler essere precisi, di gol a Torino. Avrebbe voluto la rimessa Damian, invece il Benevento a ricominciare da Capellini. Auteri aveva chiesto rispetto alle due precedenti partite un po' di attenzione in più nella fase difensiva, l'ha ottenuta almeno fino a questo momento ovviamente. Proietti, Toscano, Proietti, non c'è nulla, dice l'arbitro, altro pallone scippato dal Benevento, poi verticalizzazione forte per Starita, anche un po' troppo forte in questo caso. Posizione era buona, agganciare questo pallone era tutt'altro che semplice per Ernesto Starita. Anastasio mette giù Curcio, proteste per un presunto tocco di mano, l'apertura è però millimetrica per Carretta. Damian, finta il cross, ancora Curcio, un po' leziosa qui la Casertana che era arrivata con un passaggio profondo nell'area del Benevento. Poi però i giallorossi sono tornati a recuperarlo questo pallone, poi con il fallo subito da Marco Pinato. Prova a passare Lanini, l'ultimo tocco di Sciacca, rimessa in zona d'attacco per il Benevento. Prestazione sufficiente fino a questo momento per Lanini e Starita. Chiaramente hanno bisogno anche di capire un po' dove sono finiti, essendo all'esordio assoluto. Ma per qualsiasi attaccante è di solito un piacere finire appunto nelle squadre di Gaetano Auteri. Un maestro di gioco offensivo, si può dire ovviamente lo stesso anche per Cangelosi, considerando la sua lunghissima militanza da secondo di Zdenek Zeman. Però dopo tutta questa celebrazione chiaramente dell'attitudine offensiva dei due tecnici, siamo 0-0. Prova adesso a rendersi pericolosa la Casertana con Tavernelli, la sterzata sul destro, il pallone toccato per Anastasio, poi Proietti, azione quasi alla mano della Casertana. Calapai cerca spazio per il cross e alla fine non gli viene consentito da un ottimo ripiegamento difensivo di Starita, apprezzabile per spirito di sacrificio. A campo sul corridoio di destra Ciciretti. Ragazzi,
il pubblico avrebbe voluto una giocata un po' più rapida, mettiamola così, da parte di Agazzi. Lanini, cross, Bacchetti col piedone, poi Ciciretti. Il tentativo di Agazzi deviato, calcio d'angolo, ci ha provato in qualche maniera Venturi, adesso spinge anche il pubblico, provando a dare forza al Benevento, deviazione di Mattia Proietti che ovviamente ha fatto bene a buttarsi su questo pallone, poi però l'ha fatto impennare, leggero brivido sulla schiena di Venturi, come anche su questo pallone che ripiove nell'area piccola ed è riuscito a tenerlo in campo Pinato. Contro cross, Pastina non trova la porta, dovrebbe essere stato il difensore a cercare la conclusione. Sì, Cristian Pastina, inquadrato Lanini che comunque sta provando ad aumentare i giri del suo motore lì davanti. Ragazzi, 0-0 è anche il risultato della sfida d'andata tra queste due squadre. Adesso però il Benevento sta crescendo. Altro calcio di punizione. Anastasio non è troppo d'accordo. Entra Marotta, fuori Lanini ed anche Don Bolzius, quindi ridisegna completamente il tridente Auteri. Marotta per Lanini e Bolzius per Starita. Marotta, autore di una tripletta nel 6-0 che abbiamo citato già più di qualche volta. Adesso è un'altra storia. Ciciretti non gli riesce benissimo il calcio di punizione, poi Bolzius, ancora Benevento. Ciciretti attento, Sciacca, forse un tocco di mano, si continua a giocare, l'arbitro l'ha visto ed è intervenuto ravvisando quello che era sembrato un tocco sospetto sin dal primo momento di Proietti, sì, chiaramente. E attenzione allora ad Amato Ciciretti. Le coordinate sul suo celebre calcio di punizione le abbiamo date qualche minuto fa, adesso però mette nel mirino la porta di Venturi e dalla postura sembra chiaramente intenzionato. Ad andare al tiro, vediamo, tre in barriera, Ciciretti, Venturi, bravo qui ad addomesticare il rimbalzo proprio lì davanti a lui. Adesso quindi Benevento con un tridente offensivo nuovo di zecca, Marotta, Ciciretti e Bolzius. Proietti, Toscano, intervento deciso, copertura difensiva per il Benevento, poi Proietti che prova onestamente ad arrivare ovunque, un giocatore che dal punto di vista dell'impegno non è mai attaccabile sotto nessun punto di vista. Anastasio cerca l'anticipo, è anche sfortunato quel pallone uscito qui.
rimane mezz'ora da giocare, non ha ancora cambiato nulla Cangelosi. Ecco però, primo intervento del tecnico palermitano con Giacomo Casoli che prende il posto di Toscano. È stata la sostituzione numero 5 di Toscano con il numero 1 Casoli. Direi proietti play adesso. Segnato a Monopoli il 6 gennaio Giacomo Casoli, probabilmente era un cross, è finito in porta, ovviamente conta soltanto l'esito finale. Capellini, Berra, Pastina, ancora lui. La giocata è sempre quella, di solito gli riesce meglio, onestamente. Pallone recuperato dal Benevento, provato Cicciretti a controllarlo, ma non c'è riuscito. Sotto gli occhi dell'arbitro il fallo di Pastina. Giallo anche per lui. Il pallone è spostato velocemente da Giacomo Casoli. Terzo ammonito nel Benevento, Cristian Pastina, dopo Agazzi e Capellini, due difensori su tre in questo momento di Auteri, hanno un giallo sulle spalle. Proietti. Rimessa in zona offensiva per la Casertana, Carretta, non si è notato granché nel primo tempo. Vedevo il completamento della lettura della panchina del Benevento, in tre sono già entrati, c'è anche Talia, c'è Teio come detto però convocato ma chiaramente sul mercato, Carfora, Terranova, Viscardi, Simonetti, Kubica, Karic e del Kawakibi oltre i due portieri. Tutti disponibili nominalmente, magari qualcuno già con un piede fuori dal progetto. Da registrare in giornata anche per quanto riguarda il girone C, l'esonero di Tommaso Coletti che figurava come allenatore in seconda del Foggia. Prova a passare Cicciretti nel frattempo e commette lui il fallo in attacco. Era in deroga, Coletti gli è scaduta, quindi deve trovare chiaramente una soluzione. Adesso il Foggia per la sua panchina. Sciacca da Calapai, il campo è finito, però lì rimessa Benevento. Un misto di imprecisione, frenesia, a volte anche deficit qualitativo. Ciò che probabilmente può rimproverare Vincenzo Cangelosi e i suoi sulle giocate di inizio azione. Decisamente più i rischi corsi dei benefici ottenuti da parte della Casertana nell'insistere con questo tipo di strategia. Fuori gioco, ecco, era sembrato netto, ha aspettato un attimo prima di alzare la bandierina, primo assistente sul movimento di Improta. Meno netto di quello che aveva dato l'idea di essere a occhio nudo, comunque
posizione comunque sembrata irregolare. Batte Venturi. Anastasio. La rimessa è per il Benevento perché ha toccato per ultimo il difensore napoletano. Benedetti, vada Marotta, buono l'aggancio e poi spalla a spalla, duello tutto fisico con Sciacca, vediamo chi ha toccato per ultimo. Secondo l'arbitro è Sciacca. Marotta giù, questa volta in maniera regolare, si rimane comunque lì. Un'altra rimessa per il Benevento con Benedetti. Cross messo dentro, tentativo di deviazione di Pinato che era diventato prima punta, aggiunta qui, avrebbe voluto l'angolo l'ex mezzala del Pordenone, però ha deciso diversamente la squadra degli arbitri. Non si vede bene da qui se sia stato Pinato Bacchetti a toccare per ultimo. Marotta, ragazzi, Bolsius aveva sbagliato il movimento perché era andato incontro al compagno che invece voleva regalargli profondità. Qui tornano le parole di Auteri, secondo il quale a Bolsius c'è da riempire un bagaglio tattico. Questa volta la bandierina non si alza, su in prota Ciciretti, quasi a memoria, pensando di trovare qualcuno su questo pallone messo a rimorchio, non c'era nessuno. Venturi alleggerisce la pressione andando da Carretta, che qui aggancia molto bene e subisce anche fallo. Andato a incrociare le sue gambe con quelle di Carretta Benedetti. Battuto velocemente Proietti. Tavernelli, anche qui una mancanza di intesa con Curcio, poi gli sbatte il pallone addosso a Camillo Tavernelli che non cade giù, resta in piedi, la pallonata non lo ha minimamente scalfito. Ragazzi, ha toccato tantissimi palloni lì in mezzo. La classifica live in questo momento dice Juve Stabia 45, Avellino 41. Qui nel frattempo il contatto tra Marotta e Bacchetti. Poi ci sono Crotone e Casertana, prendendo per buono questo risultato a 39. Picerno a 38 con una partita in meno. Taranto e Benevento a 37. Palla indietro e palla avanti in maniera ambiziosa, ma non era semplice aggiungere questo pallone. Proietti. Stiamo entrando negli ultimi 20. Casoli per Anastasio. Velo di Tavernelli. Poi viene fischiato fallo a Curcio e si dispera Damian. Non so se per il fischio, sì, credo di sì, magari anche un po' per la mancanza di accortezza da parte di Curcio. Fuori Pinato, dentro Simonetti. Cambio a leggera propensione offensiva, dentro un centrocampista per un altro, ma
Simonetti si fa apprezzare, soprattutto quando si avvicina alla porta avversaria. Ha segnato 3 gol, occhio perché qui Venturi era un attimo fuori tempo, ha segnato 3 gol, il secondo marcatore del Benevento, che ha come primo quanto a gol fatti Ferrante, che ne ha realizzati soltanto 4. Ecco, questo testimonia un po' le problematiche della prima parte della stagione per questa squadra. Simonetti che ha firmato la vittoria di Francavilla, è tornato a giocare tra l'altro da quando è arrivato Auteri, era stato fuori per un fastidioso infortunio. Palla sporca che viene raccolta da Bolsius, che allarga Benedetti al cross, colpo di testa che non va in direzione porta, proprio da parte di Pierluigi Simonetti, che si presenta così nella partita. Ed è uno, come abbiamo già sottolineato, che la porta avversaria la sente, dentro Ciccio Deli al posto di Carretta, uno dei volti nuovi di questo mercato per la Casertana, ex Catania, è entrato dalla panchina anche contro il Messina. Deli, cambia sfumatura il tridente di Cangelosi, fuori un'ala come Carretta, dentro un giocatore con caratteristiche diverse come Deli, un po' mezzala, un po' trequartista, comunque qualità. Berra in prota, Ciciretti va a cucire il gioco, Capellini, veramente partita questa guardata con occhi estremamente attenti da Castellammare, da Avellino, da Crotone, da Picerno, si è creato anche da Taranto, potrei dire, si è creato un bel aggregato lì davanti di squadre, di piazze interessate alle zone altissime del girone C, con la Juve Stabia che continua a guardare tutti dall'alto ma che non ha ancora vinto il 2024. Stabia che andrà a Potenza sabato. Pastina, Benedetti per Bolsius, buona idea il cross di prima, non ha raggiunto Marotta però. Proietti circondato, prova a limitare i danni, non ci riesce, Agazzi calcia, basta lo sguardo qui a Venturi per accompagnare fuori il pallone, ma c'è stata una deviazione e quindi calcio d'angolo per il Benevento. Sale il volume al Vigorito, battuto corto il corner, Ciciretti, cross a cercare Marotta e poi giù Berra, Murato, contropiede casertana con Casoli, scivolata solo palla, l'arbitro era lì e ha visto questo. Altra opportunità allora per il Benevento con Ciciretti che va sul sinistro. Slalom, tiro, palo e angolo sulla parata di Venturi. Ha scheggiato il legno. Amatino Ciciretti, ancora angolo. Se l'era apparecchiato meravigliosamente. Poi palo, Venturi fuori. Sfiorato autogol Venturi qui. Si è arrabbiato anche con i compagni per come hanno lasciato calciare Ciciretti, però bravo comunque nella fase di preparazione, va lui dalla bandierina, secondo palo toccato per ultimo Anastasio, non c'è angolo, c'è rimessa laterale però dall'altra parte. Tutta la Casertana praticamente a protezione della propria area. Adesso vedete anche Curcio al limite, Tavernelli, Agazzi, mezza rotazione, cross, colpo di testa di Improta che protesta.
l'arbitro lo allontana. E poi storie tese tra Improta e Proietti. Adesso la partita è cresciuta anche per quanto riguarda il tono agonistico. È un contatto c'è stato tra Anastasio e Improta, per l'arbitro tutto nei confini del regolamento. Ciciretti arriva a scarico questo sinistro dopo un paio di rimbalzi tra i guantoni di Venturi. Adesso è probabilmente il momento di massima pressione al Benevento. La Casertana però resiste. Tavernelli frena. Casoli va al cross, ripulisce la propria area Berra. Poi è stato fischiato fallo di Casoli su Agazzi. Casertana ha cambiato due giocatori questa sera, ma c'è un dato statistico interessante per quanto riguarda la squadra di Cangelosi, che ha effettuato soltanto prima di oggi 64 dei 105 cambi disponibili. Evidentemente preferisce intervenire poco a gara in corso il tecnico palermitano. Casertana che ha anche raccolto più punti fuori che in casa, tra l'altro. Tutte particolarità. Bolsius. Buona palla per Marotta, se lo perdono un po'. Calcia Marotta, trova l'opposizione di Sciacca che è andato a immolarsi con la figura sul destro dell'attaccante del Benevento. Calcio d'angolo. Cresce la pressione. Benedetti viene invitato a sistemare meglio il pallone sulla lunetta. Altro assalto al castello a zona della Casertana, che allontana. Poi Tavernelli guadagna la superiorità saltando l'uomo e fa ripartire a velocità esagerata Deli, che è il più fresco di tutti, entra in area, si ferma e perde il tempo. Erroraccio di Deli, senza l'attenuante della stanchezza, perché è appena entrato, ha sbagliato tutto. Qui rivediamo Marotta in precedenza, bravissimo Sciacca. Adesso le squadre si sono un po' allungate, chiaramente può beneficiarne lo spettacolo nel finale. Casoli, Calapai per Damian. Proietti palleggia con buona autorità qui la Casertana. Tavernelli vede arrivare Anastasio, tocco intelligente per Curcio che va a servire il colpo di testa dello stesso Tavernelli e poi allontana Pastina, mi sembra, sul limite dell'area di rigore. Colpo di testa che comunque non era chissà quanto insidioso, ma la Casertana chiusa all'angolo del ring per buona parte del secondo tempo, negli ultimi minuti si è fatta decisamente viva lì davanti, prima con la ripartenza sprecata davvero male da Deli, poi con questa ultima azione che vi abbiamo raccontato. Proietti, Sciacca per Anastasio, sembra aver tirato un po' la testa fuori dal guscio adesso la Casertana, ma anche per correre un po' meno rischi. Pallone recuperato in maniera regolare da Bolsius, inseguito da Damian. Insiste l'olandese che va al cross, Proietti tocca per ultimo, non può evitare l'angolo. Ciciretti sinistro a uscire da lì, immagino, sì. Marotta di testa, pallone che rimane lì e lo spinge forte
in porta Berra, 1-0 Benevento. Su sviluppo di calcio d'angolo passa avanti la squadra di Auteri. A 10 dal traguardo, questo può essere un gol pesantissimo con la firma di Filippo Berra. Rimpallo anche sfortunato in questo caso per Sciacca. Primo gol di stagione per Berra, primo con la maglia del Benevento, pesantissimo. E adesso rimangono 9 minuti più recupero alla Casertana per provare a rimetterla in piedi. Si è preso il giallo Proietti prima, che ha protestato per qualcosa. Pallone senza un destinatario qui da parte di Casoli. Paradossalmente il Benevento ha fatto di più per conquistare il vantaggio, su questo non ci sono dubbi, però vi avevamo raccontato proprio nei minuti precedenti rispetto al gol di un paio di iniziative della Casertana che sembrava essersi ridestata dopo il momento di maggiore difficoltà, ma sono partite queste che girano sugli episodi, sul calcio d'angolo battuto da Ciciretti. Il rimpallo ha favorito in area Berra. Adesso è Curcio che prova a servire i compagni che stavano arrivando, deve cercare di organizzare una reazione la Casertana. Il tempo ancora c'è. Fallo di Marotta. E quindi calcio di punizione alla metà campo d'attacco. Per la squadra di Cangelosi. Casoli va da Calapai, ancora l'ex Catanzaro e Fidelissandria, poi Bacchetti. Anastasio, bel movimento, manda totalmente a vuoto in prota, allarga per Deli, cross, occhio al pallone che rimane lì, ci ha provato Curcio, ha trovato la deviazione di un difensore davanti a sé. Segnali di vita della Casertana. Damià. Di reazione, per meglio dire, perché in vita all'interno della partita lo è sempre stata la squadra di Cangelosi, adesso però deve inseguire. Bacchetti, Proietti da Sciacca, forse fallo di Marotta su Proietti, ma giustamente fa giocare l'arbitro. Bacchetti che sbaglia tutto, poi serve andare a chiudere su Bolzius, lo fa in qualche maniera lì sulla catena di destra la Casertana. Tavernelli dentro, Deli vede Damian che arriva e c'è calcio di rigore, ha chiesto subito il fallo di mano Damian. Non sono d'accordo i giocatori del Benevento, Berra ha indicato il fianco, vediamo, dovrebbe essere stato proprio lui a colpire Damian. Non sono nitide onestamente le immagini. La gestualità di Berra è quella di chi dice avevo le braccia attaccate al corpo. Il pallone ha colpito soprattutto il fianco, vado a interpretarla, ma in ogni caso qui non si può rivedere, quindi calcio di rigore inappellabile. E serve il pallone.
questo per Alessio Curcio, nella sua città, lui che è di Benevento, è un pallone che pesa chili. Curcio contro Manfredini. Non ha giocato una grandissima partita, onestamente, Curcio, ma il momento più importante per lui è solo questo. Parte Alessio Curcio che va sul palo. Subito consolato da Proietti, un boato d'esultanza del Vigorito. Come se avesse segnato un altro gol la squadra di casa, la disperazione di Curcio che l'ha angolato il rigore, non si può dire che l'abbia calciato male, anche se ha preso il palo esterno da quello che si vede qui. Ecco, forse avrebbe potuto rimanere un po' più verso lo specchio. Comunque si rimane 1-0, Terranova per in prota, rafforza gli ormeggi Gaetano Auteri. I primi piani sono impietosi su Curcio. È entrato anche Leo Taurino al posto di Damiano, un attaccante per un centrocampista, quindi ha aggiunto un difensore Auteri, ha aggiunto un attaccante Cangelosi. Adesso c'è poco da difendere per la casertana. Che finale di partita però. Deli, anche lui ha qualcosa da farsi perdonare, arriva al limite, subisce fallo, calcio di punizione. È assolutamente sul pezzo la casertana, nonostante lo svantaggio, nonostante la sventura sportiva del rigore sbagliato. È ancora lì a lottare la squadra di Cangelosi. E il pallone tra le mani ce l'ha Curcio, che immaginiamo cosa stia desiderando adesso. I fischi intimidatori del pubblico del Ciro Vigorito. Opportunità di rivincita per Alessio Curcio. 4 in barriera, c'è anche il coccodrillo. Curcio c'entra in pieno il muro, la casertana rimane lì e non trova la porta. Beneventano che non ha mai giocato nel Benevento, tra l'altro Curcio. Serata decisamente particolare per lui. Marotta. Si lotta nel traffico in mezzo, l'arbitro non fischia. E allora Anastasio allunga la falcata. Traccia interna abbastanza incomprensibile qui. 5 di recupero che partono adesso. Tempo minimo garantito, lo ricordiamo. E l'arbitro interviene a fischiare un fallo di Deli, giallo. Credo più per le proteste che per il fallo. Ammonito l'ex centrocampista di Foggia e Catania.
ancora 4 minuti per provare a evitare la seconda sconfitta di fila alla Casertana, e sarebbe una notizia per una squadra che non ha perso per 12 partite. Prima dello scivolone col Messina, ammonito Simonetti nel frattempo. E mentre quella che il Benevento vede all'orizzonte può essere la terza vittoria in altrettante partite con Auteri in panchina, una cura che evidentemente sta funzionando. Se n'è andato il primo minuto e mezzo di recupero. Pastina, senza badare troppo alle buone maniere, qui ha tirato un calcione. Anastasio, lancio della speranza, messo giù benissimo da Curcio, controllo extra lusso, poi tacco, però tacco che si rivela di non semplice lettura per Taurino, che stava arrivando a supporto ed è sembrato quasi qui voler dire proviamo a fare le cose semplici al suo capitano. Curcio reduce dalla promozione in B con il Catanzaro di Vivarini. Invita i suoi alla calma, eccolo, lo vedete Gaetano Auteri, lo stavamo scorgendo dall'alto, poi anche le inquadrature da bordo campo sono andate sul tecnico di Floridia. La sua ultima esperienza era stata al Messina, non fortunatissime le ultime panchine di Auteri prima di tornare qui a Benevento. Benedetti, ultimi 2 minuti. Pallone raccolto da Proietti. Attenzione perché c'è stato un contatto a palla lontana. Comunque si gioca. Adesso è nervosissima la partita. Eh sì. Atterrato Marotta. Taurino l'ha ammonito. Non so se l'arbitro abbia visto quanto accaduto oltre la linea di fondo. Magari si trovava girato dall'altra parte, perché il pallone non era esattamente lì. Comunque l'azione è andata avanti. Adesso punizione nella metà campo offensiva per il Benevento, che ha tutto l'interesse a tenerlo lì il pallone in situazione di vantaggio. Ovviamente indica il posizionamento della barriera a Taurino, l'arbitro, barriera unipersonale praticamente. Simonetti, scucchiaia per Marotta, poi Ciciretti in qualche maniera è stato utile battendo l'angolo che poi ha portato in vantaggio il Benevento. Anastasio, 30 secondi separano la Casertana dal 95esimo, vedremo se si recupererà ancora qualcosa. Curcio lotta il rimpallo, lo sfavorisce, poi ragazzi evita anche il fallo. Ciciretti, adesso in surplus il Benevento, subisce fallo Ciciretti che così può giocare col cronometro e il traguardo si avvicina per la squadra di Auteri. Questo è un intervento falloso di Giacomo Casoli, scavalcato già il 95esimo, punizione battuta verso Marotta. Basta così, il derby è del Benevento, decisiva la testata vincente di Berra, 1-0, super spot. Siamo nati con un sogno che continuiamo ad alimentare ogni giorno.
perché le strade che scegliamo di